Ancora una pioggia di missili russi sull'Ucraina. Diverse esplosioni sono state segnalate nelle principali città, dalla capitale Kiev a Leopoli, da Kherson a Odessa, in quello che è stato definito uno dei più grandi bombardamenti dall'inizio della guerra. L'attacco sferrato da Mosca ha colpito 10 regioni del paese, ferendo diverse persone. Colpiti edifici residenziali, privati, infrastrutture energetiche con le varie zone, che subiscono interruzioni di corrente e hanno problemi di rifornimento idrico. Una barbarie senza senso, così il ministro degli esteri ucraino Kuleba con un tweet ha commentato quanto accaduto. Intanto chi non è fuggito dall'Ucraina cerca di reagire tra paura e smarrimento. Questa donna in lacrime racconta che sua nipote ha perso la casa andata in fiamme dopo essere stata colpita mentre sua figlia era a terra priva di sensi. Per ora coprirò le finestre con la plastica, poi cercherò il vetro, dice quest'uomo. Cosa devo fare? Chi mi aiuterà? La guerra continua e bisogna sopravvivere in qualche modo. Mentre c'è chi cerca un rifugio per la notte, da Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov respinge la formula di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky, un'illusione, dice. Intanto tra le macerie delle case distrutte il capo dell'intelligence militare di Kiev ha dichiarato che la situazione sul terreno è in fase di stallo, la guerra continua nel gelido inverno dell'Ucraina.